Ben ritrovati a Nera di Calabria, insieme a me Marisa Fallico, c'è come al solito Arcangelo Badolati, capo servizi della Gazzetta del Ciao. Sud, da 13, ora entriamo nel 14° anno, siamo insieme tutte le settimane ad approfondire i fatti di cronaca nera e giudiziaria della Calabria. Ringraziamo Arcangelo tutti coloro che da tanti anni ci seguono, ma anche coloro che ci seguono da meno anni, perché abbiamo un pubblico fedele e affettuoso, e questo per noi è la vera gratificazione per i sacrifici e il lavoro che facciamo. Allora, nel 2015 il primo atto importante per quanto riguarda gli argomenti di cui noi ci occupiamo, in particolare dell''ndrangheta, è stato sicuramente il monito dei vescovi, la lettera aperta dei vescovi calabresi, che sono intervenuti, diciamo, con forza sull'argomento, ricordando il monito di Papa Francesco proprio da Cassano lo scorso anno, nel giugno 2014, con la scomunica dei mafiosi. I vescovi si sono allineati, hanno ripreso quelle parole e in più hanno detto: noi siamo a fianco anche della magistratura, delle forze dell'ordine, ma non possiamo certamente essere noi a combattere la mafia su questi termini. Noi abbiamo sempre e comunque il dovere del perdono, di accogliere i fratelli che sbagliano, e poi hanno preannunciato delle regole più dettagliate, più precise per come ci si deve comportare. Pensiamo alle processioni, ai sacramenti e a quant'altro. Io direi di far sentire intanto Monsignor Nunnari, che è il presidente della Conferenza Episcopale Calabra, e poi ne parliamo con Arcangelo. La 'ndrangheta è il male assoluto per la nostra Calabria. Eccolo il motivo per cui i vescovi calabresi sono tornati a prendere posizione contro la mafia, affidandola ad una lettera pastorale. L'obiettivo è cristallino. Vogliamo testimoniare il Vangelo anche in questo contesto di 'ndrangheta. La nostra è un'ansia di pastori, ma piena di speranza. La conferenza episcopale riparte dalle parole pronunciate in Calabria qualche mese fa dal pontefice. Noi abbiamo colto anche il monito, l'esortazione di Papa Francesco che sulla terra calabra Sibari chiese ai mafiosi di cambiare vita e Apostolo dice se non siete scomunicati. Nella lettera pastorale i vescovi precisano che la Chiesa non può sostituirsi alle procure. Qual è la ragione di una simile puntualizzazione? E qualche volta chiedono a noi, attraverso il nostro agire, pastori, di emanare condanne, ma la Chiesa ha il compito di accompagnarli in un cammino di conversione. Rinnegare l''ndrangheta riporta in comunione con Dio, perché la Chiesa è sempre pronta a perdonare, anche se... Il perdono a chi si pente, ma non solo a chi si pente, a chi ripara. Chi chiede il perdono deve essere pronto anche a dare alle famiglie delle vittime quella giusta ricompensa, che certo non si paga la morte di un parente ricevendo un'offerta. I vescovi sanno bene che anche nella Chiesa ci sono tanti che hanno qualcosa da farsi perdonare. Non sono mancati alcuni casi di connivenza, c'è stata tanta omertà fra noi cristiani, però parliamo di pochi casi per i quali chiediamo perdono, ma non è la Chiesa, sono state alcune situazioni di Chiesa. Ecco, e l'Arcangelo sicuramente va sempre preso con molta attenzione l'intervento dei vescovi, anche perché sappiamo che la Chiesa più volte ha dovuto fare i conti con atteggiamenti poco consoni, se non omertosi, rispetto al problema della criminalità organizzata. È molto articolato il documento della Conferenza Episcopale Calabra, è molto articolato perché intanto dà un quadro della situazione calabrese, dello scoramento della gente, della mancanza di lavoro, della capacità che in questo scoramento l''ndrangheta ha avuto nel tempo di offrirsi come alternativa allo Stato, di impossessarsi della gestione di alcuni servizi, non ultima la giustizia, spesso amministrata privatamente. C'è la parte nella quale ci si riferisce anche al ceto politico, imprenditoriale, alle massonerie deviate, cioè c'è un allarme che la Chiesa lancia dicendo se questo è il quadro, un quadro di scoramento in cui l'etica è calata, il senso
come dire, della comunità è diminuito rispetto al passato. Se esiste questa criminalità, esiste pure una classe politica che spesso con questa criminalità ha Certo. fatto affari, ha dialogato. Quindi è una denuncia ben scritta, ovviamente, ben articolata. E poi c'è la parte che è interessante, che riguarda al di là delle denunce, delle cose che ci aspettavamo, che sono arrivate, che per dire il vero ci sono già state, perché sono molti documenti, come dire, che la Chiesa calabrese ha negli anni approvato. Certo, questa è una posizione di tutti i vescovi, un documento della CEI che è molto importante. C'è in questo documento una cosa significativa, laddove appunto i presuli calabresi sottolineano che i vescovi, i preti, dunque non sono poliziotti, non sono carabinieri, non sono esponenti delle forze dell'ordine, naturalmente verso le quali la Chiesa esprime tutto il proprio apprezzamento, non sono neppure magistrati che danno patenti di mafiosità, cioè loro dicono: noi chiediamo ai mafiosi di Pentini, li scomunichiamo, e la scomunica deve essere lo stimolo per cambiare. Se cambiano per davvero, noi possiamo perdonarli, cioè dobbiamo Certo. farli entrare secondo quello che dice il Vangelo. Quindi è un messaggio meno banale del classico grido di denuncia, c'è cioè una cosa molto articolata, interessante. Devo dire, rispetto ai documenti approvati negli ultimi anni, il più deciso ma anche il più articolato, Il più il chiaro, più ecco, chiaro diciamo che non c'è quel anche, anche in solito questa parte in cui si politichese. dice, Sì, ma in cui perché si c'è dice: noi sempre non stata la siamo questione magistrati. di dire la Chiesa non interviene, non denuncia, non fa, e giustamente, oppure la Chiesa consente ai criminali di entrare, di seguire la messa, non parliamo dei sacramenti. Ma questa è una posizione che è stata ben chiarita questa volta, vero Arcangelo? Perché Sì. c'è il perdono, ma ci deve essere il pentimento vero, non quello giudiziario. Ed è esattamente quello che dice proprio il documento. Questa è la parte più interessante perché più vera, cioè meglio articolata, più giusta. Se si segue il Vangelo, non si può dimenticare che Gesù perdona. Perdona però chi vuole cambiare per davvero. Allora loro spiegano: noi scomunichiamo, non diamo l'Eucarestia a chi è mafioso, però questo deve servire per dare a questi uomini una scossa. Se la scossa c'è e mostrano pentimento, noi siamo disposti a perdonarli, come Gesù insegna. Quindi è una cosa molto molto articolata e interessante. C'è stato, ed era opportuno, questo documento che ha voluto con grande forza Monsignor Nunnari, che è il presidente della CEC, ci voleva questo documento perché a un certo punto, nei mesi scorsi, lo scorso anno, è cominciata una sorta di corsa a chi urlava di più, cioè chi la sparava più Infatti. grossa, ed era una cosa che non faceva il bene della Chiesa, cioè né faceva il bene della comunità, perché al di là della Chiesa come struttura e istituzione dobbiamo pensare a migliaia e migliaia di persone che sono cattoliche. Non era una cosa intelligente gridare con più Sì, voce: io scomunico, io non do la il clamore comunione, io faccio mediatico, non questo, faccio io. fare le processioni, le facciamo a Non chi aveva senso. voleva legittimarsi come paladino dell'antimafia anche nella Chiesa, e questo non andava bene. E questa lettera, Arcangelo, ha avuto una eco internazionale, tant'è che spulciando su YouTube, sulla rete, ho trovato persino su un sito francese la riproposizione della lettera dei vescovi calabresi. Vi facciamo ascoltare solo l'inizio come testimonianza per far capire quanta attenzione c'è anche al di fuori della regione per questa presa di posizione dei vescovi, perché evidentemente è un documento importante. Visto che l''ndrangheta è radicata in tutto il mondo, è chiaro che questo messaggio deve arrivare in tutto il mondo. Sentiamo questo pezzettino ripreso proprio da un sito francese. La Ndrangheta est contre la vie de l'homme et sa terre. Elle est, de toute évidence, l'œuvre du mal et du malin. Voilà ce qu'écrit la conférence épiscopale de Calabre dans une lettre pastorale sur la mafia locale, intitulée Témoigner la vérité de l'évangile. La Ndrangheta n'a rien de chrétien, écrivent les évêques calabrais, à travers une instrumentalisation de rites religieux et de formules qui singent le sacré, on crée comme une sorte de religiosité à rebours, une sacralité athée, qui n'est qu'une négation de l'unique vrai Dieu. Dans cette lettre pastorale présentée vendredi à Reggio Calabria par le président et le vice-président des évêques calabrais, Monseigneur Nunnari. Ecco, e prosegue con tutta diciamo, la sintesi della lettera, e questo è importante. E visto che
abbiamo fatto riferimento ai francesi e alla Francia. Arcangelo, ovviamente anche noi dalla nostra piccolissima postazione vogliamo esprimere solidarietà ai francesi, al popolo francese per quello che è avvenuto, per questo vile attacco terroristico, una cosa assurda, inconcepibile, che non può essere giustificata veramente in alcun modo. 12 persone ammazzate, la loro colpa era quella di rivendicare la libertà di pensiero e di parola. Poi si può essere d'accordo o meno con la satira, con le modalità della satira, però è veramente da allarme rosso questo attacco nel cuore dell'Europa, nel cuore della Francia. C'è anche il timore che possa arrivare anche in Italia, perché l'ISIS oramai ha assunto un potere inconcepibile. Noi abbiamo dedicato sulla Gazzetta proprio un'inchiesta ai musulmani calabresi, che sono di varie nazionalità. Sono Adonis, che è un grande poeta arabo, dice che il mondo musulmano non finisce mai, ti giri da un lato e scopri sempre delle montagne in cui c'è qualcuno che prega. In effetti la comunità calabrese è costituita da marocchini, tunisini, algerini, pakistani, libici, afghani, iracheni, iraniani, cioè ci sono tutte le nazionalità possibili. E abbiamo dedicato questo speciale, dal cui esce fuori un elemento fondamentale, cioè che gli islamici che vivono in Calabria, in gran parte quelli diciamo testati dalle prefetture che hanno permesso, quelli che si sono in Italia, integrati, che vivono in maniera regolare, hanno un concetto degli uomini dell'ISIS, ma anche di quelli di Al-Nusra, di quelli di Al-Qaeda, un concetto molto negativo, tant'è che il presidente del centro culturale islamico dell'Alta Calabria, si chiama Hisham Kabba, ha dichiarato sul giornale che lo sceicco, il califfo al-Baghdadi, il capo dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante, è un mercenario, e che sono mercenari quelli di Al-Qaeda perché vengono pagati, finanziati da forze oscure. Quindi una presa di posizione netta, molto oltre netto alla solidarietà ai francesi, e tra l'altro tra le vittime francesi c'è un poliziotto musulmano che viene ammazzato da questi che si fermano per finirlo. Infatti, una scena orribile, agghiacciante, e dicono pure che la fede musulmana è una fede di pace. Ora mi rendo conto che non potrebbero dire altrimenti, perché in questo momento se uno dicesse certo, sono d'accordo con i terroristi che hanno ammazzato 12 giornalisti, verrebbe linciato dalla gente. E tuttavia credo però che il segreto che gli italiani devono avere deve essere quello di distinguere i nemici. Infatti, cioè i terroristi sono terroristi, poi ci sono gli islamici che sono islamici e vogliono vivere in pace. Noi dobbiamo dialogare con questi islamici e insieme a loro combattere questi terroristi, perché non conviene a nessuno imbracciare no, i fucili. Perché in Italia si corre il rischio adesso sull'onda emotiva, ecco, Arcangelo, di discriminare le persone di fede islamica, che però sono delle persone per bene e che nulla hanno a che fare con questi terroristi. Questi saranno terroristi, ma più che altro sono semplicemente dei criminali, per cui non hanno una giustificazione né religiosa né di altro tipo e di altra natura. Un altro fatto che si è verificato nei giorni scorsi, Arcangelo, e che riporta insomma alla ribalta un fenomeno purtroppo diffuso, è quello delle intimidazioni. Una brutta intimidazione nei confronti di un testimone di giustizia molto coraggioso, Rocco Mangiardi. Rocco Mangiardi, questo imprenditore di Lamezia Terme, che insomma è balzato su tutti i media nazionali nel 2009, perché per la prima volta ha avuto il coraggio, in un'aula di tribunale, dopo aver denunciato i suoi estortori, quelli che pretendevano il pizzo, è riuscito ad indicare proprio in aula il boss Pasquale Giampà. E questa aveva suscitato molta attenzione, insomma è stato un atto di coraggio. Rocco Mangiardi in aula ha raccontato che un emissario della cosca Giampà si era presentato a lui più volte chiedendo un pizzo da 1200 euro al mese. Pensate, lui all'inizio ha cercato di trattare su questa somma, poi alla fine, anche perché c'erano delle intercettazioni,
insomma, gli inquirenti si erano resi conto che lui era sotto pressione, ha denunciato tutto e ha portato in aula i suoi presunti estortori e quindi anche il boss Giampà. Adesso cosa è successo? Che proprio durante le feste di Natale, sul cassonetto davanti a casa sua, è stata fatta una croce rossa, è stata segnata con lo spray una croce rossa. Altre croci erano state segnate sugli alberi, insomma un messaggio chiaro, ma Rocco Mangiardi continua ad andare avanti. Tanti gli attestati di solidarietà, a cominciare dall'associazione Antiracket di Lamezia, che ha avuto il merito di stare sempre accanto a Rocco Mangiardi e agli altri imprenditori che hanno avuto il coraggio di denunciare e di affidarsi alla giustizia. Sì, Rocco Mangiardi è un esempio di, come dire, correttezza e rettitudine, di coraggio, è un uomo che non si è piegato alla paura, che si è liberato dal racket, del racket, e che insomma è un emblema dell'Ametino, che è una terra difficilissima, nella quale sì, si è pentito il boss più importante, il figlio di Giampà, del professore. Ma rimane una terra nella quale la delinquenza continua ad esercitare un potere molto pericolosamente, e le intimidazioni fatte a Mangiardi sono naturalmente testimonianze di questo. Io gli esprimo anche una, come dire, una personale vicinanza, perché è un mio caro amico, abbiamo fatto tanti convegni insieme, quindi mi dispiace per davvero e credo di interpretare anche il tuo pensiero. Assolutamente, ma infatti noi gli siamo vicini. E poi una cosa che vorrei sottolineare, Arcangelo, che noi spesso ci troviamo di fronte ai testimoni di giustizia che denunciano, perché poi i programmi di protezione sono quelli che sono, non garantiscono, e quindi c'è la giusta protesta. Noi spesso parliamo dei testimoni di giustizia che poi vivono in difficoltà quando decidono di rimanere in Calabria, quindi vengono vessati dall'Agenzia delle Entrate, dal fisco, abbandonati dalle istituzioni. Io di tutti quelli di cui ci siamo occupati, qualcuno lo conosco anche personalmente, voglio dire che lui, come anche Tiberio Bentivoglio ad esempio, sono quelle persone che hanno scelto il basso profilo. Cioè Rocco Mangiardi non ha ostentato, non ha speculato anche, o non si è lasciato, diciamo così, non si è lasciato attirare dalle sirene della visibilità mediatica che spesso vediamo in altre persone. E lui con la sua umiltà ha continuato ad andare avanti, vedi, va a testimoniare la sua situazione, la sua condizione, la sua scelta, però non fa clamore. È una persona molto semplice, molto umile, e quindi a lui la nostra vicinanza. E la cosa che inquieta, indigna, è che non ci si libera mai, Arcangelo. Quando si sceglie di fare il testimone di giustizia, comunque la propria vita è segnata, e non è giusto, perché uno cerca di rispettare la legge, però poi si ritrova con difficoltà economiche o comunque con una non vita. Sì, poi lo Stato non dovrebbe mai abbandonarli. A volte voglio precisare una cosa, cioè a volte come dire, l'esposizione mediatica di alcuni testimoni di giustizia è necessaria proprio perché Certo. garantisce loro una visibilità e quindi in qualche maniera una forma di Soprattutto quando ci protezione. sono difficoltà. Quindi è importante. Ma per ciò che riguarda i testimoni in generale bisogna dire che questi sono dei cittadini speciali che andrebbero poi seguiti nel corso del tempo, cioè dovrebbe essere loro garantito un adeguato sostegno economico, la possibilità di far funzionare la loro impresa, una sicurezza costante, sempre, nel tempo, per tutta la vita, cioè uno Stato, un po' come succede con il programma protezione testimoni del Bureau americano, chi collabora con l'FBI poi viene seguito per tutta la vita, cambia identità, non come in Italia, perché io vedo disperati, Ma cioè è infatti una situazione che non noi funziona questa. Noi registriamo copiamo le cose, però poi non le tante. sappiamo far funzionare, quindi hanno problemi seri, non solo i testimoni di giustizia, anche i collaboratori di giustizia. Quando sono veri testimoni di giustizia, non gente che racconta frottole e che cerca di accreditarsi, quando sono veri come Mangiardi, bisogna garantire
la massima attenzione, che significa un'attenzione verso l'impresa che il testimone ha, Infatti li verso devono la far vita lavorare. privata, verso i familiari, verso la situazione economica, verso la sicurezza. Se non si garantisce questo, non si è uno stato serio, e spesso questo in Italia non accade. Assolutamente, ma abbiamo visto tantissimi casi di testimoni di giustizia che si sono visti rovinare la vita, hanno dovuto cambiare luogo, interrompere e recidere i legami familiari, abbandonare le proprie imprese, abbandonati a se stessi. Chi ha avuto la forza di restare, perché tanti decidono di rimanere sul proprio territorio, però non hanno più lavorato e hanno tanti problemi. Allora una maggiore attenzione in più. Io spero, Arcangelo, che anche il nuovo governo regionale sia più attento a queste cose, perché non possiamo aspettarci solo le cose dal governo centrale e dall'alto, ma anche nel nostro piccolo, la regione, visto che ci sono dei testimoni di giustizia in Calabria che hanno dato un contributo eccezionale, allora anche a livello regionale, anziché sprecare soldi in tante consulenze o tante cose inutili che continuiamo a vedere, beh, si può creare non a livello di parole o di solito insomma, apparato mediatico, si può creare qualcosa di assistenza, di supporto, di sostegno a queste persone, sarebbe un segnale veramente concreto. Allora, adesso ci occupiamo di un'altra vicenda che ha riportato l'attenzione sulla Calabria, almeno sui media, sui giornali, perché nei giorni scorsi è stata diffusa una intervista, è stata pubblicata su YouTube da Klaus Davi, un'intervista che aveva realizzato con il procuratore aggiunto di Roma, che per tanti anni ha lavorato alla DDA di Reggio Calabria, Michele Prestipino. Si parlava di una vicenda risalente a parecchi anni fa, però siccome Klaus ha pubblicato ora l'intervista, allora c'è stata questa attenzione, in cui si raccontava di un boss mafioso che aveva un figlio, aveva scoperto che il figlio era gay e che solo grazie all'intervento, alla pressione della moglie, non ha allontanato il ragazzo o fatto di peggio, ed è venuto fuori, si è riacceso il dibattito sul fatto sul rapporto omosessualità, criminalità organizzata, mafie, in questo caso 'ndrangheta. Io ho delle mie considerazioni, ma sentiamo prima un pezzo di questa intervista e poi con Arcangelo cerchiamo di capire come viene vissuto all'interno dell''ndrangheta. E come viene vissuto anche al di fuori dell''ndrangheta, perché il problema non è solo dei mafiosi, quello di accettare o non accettare il figlio, l'omosessualità del figlio. Cosa succede in base alle vostre intercettazioni se si scopre questa cosa qua, che il tuo figlio, non dico che è transessuale, che siamo oltre, ma gay o bisex? C'è un problema serissimo per l'autorevolezza e l'affidabilità del padre come mafioso e componente dentro l'organizzazione, più che nei confronti del figlio, il quale ovviamente è già È già marginalizzato, è fuori. già fuori. Ma è voi già avete fuori se fatto? si sa, Perché pare che nell''ndrangheta ci sia stata almeno un è paio già fuori se si sa, di... Se si sa, è già fuori. ovviamente, sì. E se a lei nella sua esperienza, se parlavano, le è mai capitato di figli di cose di questo tipo? Gay o che Sì. hanno scoperto? E cosa succedeva? Succedeva che non c'è una in queste cose non c'è una non si può dire succede questo, perché molto dipende da poi dalle dinamiche interne al nucleo familiare. Anche qui dipende molto dalla mamma, dipende molto dalla donna. Importantissimo. Cioè, Cioè, se lei lo difende. se la donna lo difende, e noi siamo al punto che il padre nei confronti del figlio non può fare assolutamente nulla. Il massimo che possono concordare è che il figlio prenda e vada ad abitare da una zia in Lombardia, va Sì, bene? mi hanno detto anche in Australia o all'estero, mi hanno detto. Sì, può succedere questo, il massimo, ma certo il padre non può andare oltre questo. Ma se la madre decide che vuole il figlio con sé, con tutto e Cioè nonostante riesce a tutto, proteggerlo? riesce a proteggerlo.
guardi, su questa cosa. Ma questo è fondamentale. Noi abbiamo, io cioè non... un ombrello, una tuta mimetica. Le posso dire una cosa, che negli ultimi anni questa cosa, che è sempre stata privata, questo fenomeno, che io le dico, interno alle famiglie, è sempre stato di regola vissuto come un corpora interna della famiglia, va bene? Cioè, questo ruolo della donna, quando la donna difende i figli, questa cosa non deve emergere fuori. Ok. Va bene? Cioè, la famiglia è monolitica, granitica, va bene? Se un figlio a un certo punto non partecipa alle cose mafiose e viene tenuto un pochettino più di lato, non è perché è intervenuta la madre, succede. Ultimamente, negli ultimi anni, io ho assistito alla pubblicizzazione di questa cosa. Questa cosa è diventata pubblica, è stata vissuta pubblicamente. Ci sono interviste di ragazzi, di ragazze, dichiarazioni anche di madri che portano all'esterno questa, quindi lei questa dice, posizione. In questi casi, ed è, guardi, è questa cosa, è una cosa importantissima. No, ed è una chiave assoluta, ma è cambiato, perché la madre contemporaneamente resta complice del marito, va bene? Perché non tradisce il marito dal punto di vista mafioso, intendo no, dire. Certo. Quindi lo difende. Per lei il marito resta innocente, è incarcerato innocentemente, è frutto delle bugie, delle menzogne, tutto l'armamentario. Però contemporaneamente lei non è più complice del marito e si pone in posizione antitetica nel momento in cui il marito tenta di far diventare mafioso il figlio. E allora la donna fa da filtro. Quindi scusi, è chiaro. E guardi, in queste famiglie c'è, io dico questo, c'è, e mi rendo conto anche questo che è molto forte. È come se ci fosse un patto non scritto, tacito, tra la donna e l'uomo. Io, donna, ti servo, mafiosamente parliamo, ti resto complice e in cambio tu non tocchi i miei figli. Beh, molto bella questa intervista, l'approfondiremo, e soprattutto interessante, l'approfondiremo subito dopo la pubblicità. Allora, prima della pubblicità abbiamo sentito l'intervista rilasciata da Michele Prestipino, magistrato che per tanti anni è stato in prima linea in Calabria nella DDA di Reggio Calabria contro l'Ndrangheta, a Klaus Davi. In questa intervista diciamo che si apre il dibattito, oppure emergono delle indicazioni, delle informazioni, dei pareri sul ruolo della donna all'interno della famiglia ndranghetistica. Si è partito dal caso di una madre della moglie di un boss che ha difeso a spada tratta il figlio omosessuale, e quindi questo ragazzo non ha avuto il trattamento che spesso hanno i ragazzi omosessuali all'interno delle famiglie mafiose, così dicono, di quantomeno di emarginazione, li mandano fuori, li mandano all'estero, insomma c'è una sorta di disconoscimento. E poi il fatto che la donna all'interno della famiglia mafiosa non sempre ricopre il solo ruolo di complice oppure di vittima, ma riesce, se è in gamba e se ci sono le condizioni, perché ogni caso poi è a sé, riesce anche a difendere i propri figli, sia nel caso di insomma, difficoltà rispetto alle tendenze sessuali, sia anche nel fatto di voler o non voler entrare nell'associazione mafiosa. Arcangio. Ma l'analisi di Michele Prestipino è molto articolata ed interessante. Intanto nelle organizzazioni mafiose i figli gay sono una disgrazia, sia che si tratti di omosessualità maschile che femminile. Quando l'omosessualità è maschile, davvero è possibile che, insomma, un ragazzo venga ucciso, soppresso,
quando non se ne può fare a meno perché magari appunto c'è di mezzo la mamma e la mamma non capirebbe, la donna non accetterebbe questa cosa dal marito, lo si fa allontanare, ma è davvero vissuto come una disgrazia, cioè il mondo mafioso, ndranghetista, è un mondo caratterizzato dall'ominità, che è un concetto molto allargato, interessante, che comprende tante cose, il senso dell'onore, il senso della famiglia, i figli maschi come strumenti di prosecuzione della famiglia e, come dire, elemento militare di rafforzamento della famiglia. Però la Arcangelo, donna... perdonami una Prego. Parentesi, perché mi è venuto il dubbio, dico vabbè, c'è questa forte repulsione verso l'omosessualità, no? Questa omofobia. Però poi noi vediamo i baci mafiosi che sono un atteggiamento omosessuale, insomma. E poi, anche come diceva Michele Prestipino nel corso dell'intervista, perché noi abbiamo mandato solo uno stralcio, durante le indagini loro si sono spesso imbattuti in boss che andavano a transessuali, con i transessuali, con omosessuali, però poi, essendo non interessanti per le indagini, sono sempre rimasti, insomma, giustamente secretati questi fatti. Allora c'è la doppia morale, in questo caso non so se è la parola adatta, comunque c'è sempre l'apparire e l'essere. Ma questo certamente, naturalmente i vizi sessuali possono essere, sono comuni agli uomini in generale, quindi uno può infatti scegliere di andare con un transessuale perché lo intriga mentalmente e sessualmente, può essere un atto di debolezza di un mafioso. Io diciamo, ritengo che questo tipo di problema afferisca, se è stato appunto testato dalla magistratura e dalle forze inquirenti, ad una mafia più giovane. È molto difficile che un esponente, vabbè, dell'onorata società è praticamente impossibile, ma un esponente della vecchia mafia, una figura di riferimento, possa avere come dire, tendenze esplicitate di omosessualità, quello. Quindi è escluso. Il concetto di ominità governa sia l'onorata società, quindi la vecchia mafia, sia la nuova, per cui un figlio omosessuale, questa è la verità e lo dobbiamo dire, è una disgrazia per un mafioso. Quindi se non riesce a sopprimerlo proprio direttamente lo manda via. Cioè. La donna che difende i suoi figli non deve stupire, né è una cosa nuova, attenzione, perché qui l'analisi va fatta in un lungo periodo storico, non va fatta solo di riferimento, per carità, alla pregevolissima esperienza che Prestipino ha fatto in Calabria, ma un'esperienza limitata nel tempo. Cioè la donna ha sempre difeso i suoi figli, lo ha potuto fare in maniera contenuta all'esterno, perché all'esterno mai una donna può mettersi contro il marito, proprio per quell'ominità che domina la consorteria mafiosa calabrese, la tipicizza. Ma certamente all'interno della famiglia cerca sempre di strappare il figlio ad un destino segnato. E può spingere sul figlio, semmai, verso il baratro della mafia, l'oscurità dell'andrangheta, del delitto, quando sente, e questo è testimoniato da tantissime indagini degli ultimi 60 anni, quando sente che è necessaria la vendetta, allora spinge il figlio a imbracciare le armi, a vendicarlo. Abbiamo intercettazioni, il caso delle faide, abbiamo visto meravigliose su questo, meravigliose tra virgolette, insomma, illuminanti, sì, su questo. Ma è normale che una mamma cerchi per sua figlia, per esempio, un futuro da medico, per mandarla via dalla famiglia, non farla cadere, un marito che non sia il figlio di un altro mafioso? E però se il marito stabilisce che la figlia deve andare sposa al figlio di un altro mafioso, la mamma resiste, ma poi deve piegarsi. Quindi c'è questa logica, certamente umanamente, istintivamente, perché le mamme, tu sei una mamma, certo, istintivamente proteggono i figli. Una mamma sogna per il figlio non che diventi un boss, ma che diventi un professionista affermato, che si formi una famiglia, come tutte le mamme del mondo, perché non è che una mamma che nasce in una famiglia mafiosa è un mostro, una mamma che nasce in una famiglia mafiosa è una mamma che ama, anzi, i suoi figli. Anzi, sono molto combattute, vanno conducono una vita, va apprezzato lo sforzo che fanno per cercare, certo, di mediare e salvaguardare tra quel mondo e il mondo in cui sono state educate, tra l'altro, che è un mondo difficile, e il mondo vero che vorrebbero per i loro figli. Ma anche se abbiamo visto delle donne che sono convintamente mafiose. E ci siamo, ma ci sono però per istinto, sono dei, però, appunto, per salvarli, sono magari dei poi casi, i figli, ecco, cercano di salvarli. Non dimentichiamo un particolare fondamentale.
molto spesso anche i padri che hanno condotto la vita maledetta, che sanno che vuol dire, che hanno combattuto, hanno vinto o perduto, che sono liberi o sono in carcere, dentro di loro si augurerebbero, secondo me, che un figlio Certo. possa diventare magari una persona importante in un grande mondo professionale. E Mi sembra che faccio Provenzano, no? un esempio che è Bernardo Provenzano, Ecco, che è un uomo appunto. Lì. intelligentissimo, ora sta male, è rinchiuso in carcere, Certo. ingiustamente perché nelle condizioni in cui non può stare al 41 bis, Bernardo Provenzano perché sta male veramente, è un uomo che i figli non li destina al suo mondo, al mondo da cui viene, che è il mondo di Totorina, di Lucio Anelli Ligiu, non è un mondo qualsiasi. Binno Provenzano era famoso per quello che era capace di fare, così come Totorina, così come Luciano Ligiu. No, lui i figli li Li fa fa studiare. studiare e vivere fuori perché li vuole salvare. E quindi attenzione, perché un padre è sempre un padre non vuole il male dei figli, nessun padre, anche un padre che fa il mafioso, che è stato mafioso, che è stato costretto magari dai fatti a fare una faida, ha ucciso persone. Quello che vuole un padre veramente nel profondo del cuore è il bene dei figli, e il bene dei figli non è a volte, anzi mai, quello di diventare un boss, ammazzare la gente, non penso Certo, sia. anche perché poi di padri snaturati noi non li ritroviamo soltanto nella criminalità organizzata, li ritroviamo nella società, diciamo, tra virgolette, civile, tra tante gente, tra le persone, comuni. Così come Arcangelo anche l'omofobia o il fatto, il tabù verso l'omosessualità. Quante famiglie normali non accettano l'omosessualità dei figli? E poi, a parte questo, che c'è anche un discorso culturale dietro, e quindi non è solo una questione mafiosa, lì forse è più accentuato. E poi pensiamo a questa omofobia dilagante che ci ritroviamo anche nei ragazzi. Ecco, allora, l'intervista pubblicata ha fatto dibattere, però, attenzione, non vediamo sempre il fatto della criminalità organizzata calabrese che va stigmatizzata, condannata, è un cancro, però non vediamolo sempre come un fenomeno da baraccone, perché poi, appunto, se si vuole parlare di omosessualità, spostiamolo sulla, società più in generale e cominciamo a condannare gli atteggiamenti omofobici che noi riscontriamo e su cui c'è troppa, troppa tolleranza. Ma una società mafiosa per eccellenza, e se guardiamo alla storia di Cosa Nostra americana, io sono appassionato alla storia della mafia italoamericana canadese, di quella australiana, alla storia della camorra, alla storia di Cosa Nostra siciliana, dell''ndrangheta, anche della Sala Cracorona Unita, non troverete mai in un sistema mafioso l'accettazione della omosessualità. Non può essere, perché il concetto base finto, ma base, è il concetto della famiglia normale. C'è un pentito calabrese interessantissimo, è morto, si chiama Antonio Zagari, che a un certo punto racconta, io ho fatto una prefazione al libro che ha fatto, si chiamava Ammazzare Stanca. Lui raccontava che voleva separarsi dalla moglie perché aveva 2000 amanti, faceva il trafficante di cocaina, una vita spericolata, pazzesca, cioè conclusa con questo pentimento. Allora ne ha parlato col padre, il padre l'ha guardato e gli ha detto: Perché altro tabù la certo, noi non ci separazione. possiamo separare, tu la devi ammazzare. Cioè, Accidenti. io non so se quello che ha raccontato Zagari fosse vero, Vero. ma l'ho sentito con le mie Però orecchie. E quindi addirittura lui ha raccontato questo, cioè si preferisce la in morte una famiglia, la famiglia mafiosa, una a famiglia apparentemente che rompere deve il essere tabù. normale, con padre, figli, eccetera, è una famiglia basata sulla ominità, non in Calabria, in Calabria, in Sicilia, in Campania, in Puglia, in America, in Australia, in Canada, nelle formazioni mafiose in generale, e quindi non può accettare la presenza omosessuale. Certo. Questa è la verità. Quindi poi le mamme cercano di salvare i figli, come tutte le mamme, perché una mamma che vive in un contesto mafioso non è una mamma mostro, è una mamma come tutte le mamme, soffre come tutte le mamme, anzi di più, Di perché più vive questa perché, contraddizione. Ci infatti, sono casi di ha donne sicuramente più costrette a prendere difficoltà. psicofarmaci, calmanti, pure questo viene fuori dalle inchieste. Dobbiamo dire la verità, ci sono donne che soffrono, mariti incarcerati, viaggi per andarli a trovare a Tolmezzo, a Cuneo, c'è una vita pazzesca, con figli che rischiano di fare la stessa fine dei mariti. Una mamma può mai volere per un figlio un futuro
che sia un futuro di carcere o di morte, non penso, sarebbe istintivamente innaturale. Quindi, quando riescono a mediare, almeno per salvaguardare i figli, beh, veramente è importante, e questo ci dà modo anche di rivisitare un po' poi concretamente, perché formalmente la struttura familiare rimane patriarcale, con l'omenità, tutto quello che hai detto tu, però poi nei fatti per fortuna ci sono margini di interazione e di mediazione, quindi leggiamola anche in positivo questa intervista e queste riflessioni su questo aspetto particolare. Visto che abbiamo parlato di Binnu Provenzano, di Totò Riina, Arcangelo, allora noi facciamo un'altra incursione in Sicilia. Perché? Perché nei giorni scorsi è stato operato un sequestro importante ai danni di quello che viene ritenuto il boss di Palermo, uno dei boss di Palermo, di Porta Nuova, Alessandro D'Ambrogio. Alessandro D'Ambrogio noi lo abbiamo incrociato in diverse operazioni di cui ci siamo occupati, in carcere dal 2013, però la sua organizzazione continua ad andare avanti, ci sono stati degli arresti anche lo scorso anno. Beh, questo sequestro è importante perché, tra i beni sequestrati c'è l'agenzia funebre. Allora, l'agenzia funebre è una delle attività ricorrenti nella mafia, nell'andrangheta, e merita un capitolo a parte. Questa agenzia funebre, tra l'altro, era molto conosciuta. Stiamo vedendo le immagini appunto dell'esecuzione del provvedimento di sequestro, e secondo gli inquirenti era la sede in cui si svolgevano i vertici mafiosi di D'Ambrogio prima, con gli altri capi mandamento, e poi anche dei suoi fedelissimi. Ma questa agenzia funebre è balzata anche all'attenzione, ecco, stiamo vedendo proprio il momento della posizione dei sigilli. Questa agenzia funebre è balzata all'attenzione anche l'estate scorsa per uno scoop di Repubblica, il quotidiano nazionale. Perché? Perché il 29 luglio scorso, mentre si svolgeva la tradizionale processione della Madonna del Carmelo, beh, lo stiamo vedendo, la statua della Madonna è stata fatta sostare ed è stato fatto fare l'inchino proprio davanti all'agenzia funebre D'Ambrogio. C'erano i fratelli di Alessandro D'Ambrogio, si sono avvicinati, hanno chiesto ai portatori di far salire sulla statua i bambini e farli benedire, insomma, al loro modo della Madonna, dalla Madonna, e questo ha suscitato, Arcangelo, altra polemica, perché c'erano stati anche altri casi. Noi in Calabria abbiamo avuto quello clamoroso di Oppido Mamertina, dell'affrontata. Allora, due riflessioni: perché ci vogliamo occupare di D'Ambrogio? Perché allora, le onoranze funebri e poi anche il fatto del sempre il rapporto con queste processioni. Le onoranze funebri, abbiamo trovato in tante inchieste anche nel Cosentino lo scorso anno, una maxi confisca sul Tirreno Cosentino, ad esempio, a presunti esponenti della Cosca Muto, un sequestro insomma milionario, una confisca milionaria, tra cui agenzie di onoranze funebri. Ma è successo a Reggio Calabria, è successo qua a Cosenza, città, in attendaggine, cioè emerge, ma è successo negli Stati Uniti, negli anni 70, c'era il rivale, a un certo punto la famiglia di Joe Bonanno si divide e c'è una lotta tremenda tra i successori di Bonanno, uno di questi che lotta è Joe Gallo, ho detto Crazy Joe, era pazzo questo, pazzo nel senso che era capace di fare qualsiasi cosa, e questo qui gestiva tra le altre cose una grande impresa di pompe funebri. Non sorprende, sono imprese redditizie, servono da copertura, nel senso che all'epoca anche Crazy Joe utilizzava le bare per trasferire i carichi di droga, ma sono attività che danno una parvenza di assoluta legalità e quindi vengono utilizzate sempre
ci si inserisce in questo mondo. Non è raro verificare, se si guarda i dati di cronaca, noi come Gazzetta ce ne occupiamo spessissimo, troverete intimidazioni contro pompe funebri in tutte le zone della Calabria, a dimostrazione che c'è il famoso racket, no, delle pompe Certo. funebri, cioè c'è magari un gruppo che vuole appropriarsi del mercato e quindi tende a far allontanare gli altri. Sparando, abbiamo avuto esempi recentissimi nell'Alta Calabria, ma insomma in passato anche in altre zone. Vengono, ripeto, dalla Grande America, da New York, queste cose. Quindi è un sistema, insomma, redditizio economicamente che serve Anche da perché non va mai in copertura. crisi No, è questo. chiaro, ma purtroppo mai in Purtroppo crisi. non va mai in crisi e quindi poi c'è tutto un mondo dietro di alleanze, complicità, insomma, quando si parla di caro estinto è una problematica grossa, Arcangelo, perché ci sono appunto c'è la gestione criminale o presunta tale il più delle volte, ci sono gli accordi con gli ospedali, le cliniche, c'è sempre qualche dipendente infedele che favorisce questo o quell'altro, insomma è sempre una corsa contro il tempo quando muore qualcuno se non ha un qualcosa, un'azienda, una società di sua fiducia, una ditta di sua fiducia. Comunque è un mondo che ogni tanto viene esplorato ma che presenta molte zone d'ombra. Per quanto riguarda la processione, Arcangelo, noi oramai ne parliamo spesso, ma continuano ad esserci queste manifestazioni perché, tra l'altro, io credo che ci sia anche un fattore antropologico, subculturale, come vogliamo definirlo, però è un classico, nonostante ci sia l'attenzione, nonostante se ne parli, nonostante si denuncino queste cose, niente, le processioni sostano e fanno l'inchino in Calabria, in Sicilia, in Campania. Abbiamo visto in Campania quando il sindaco si è tolto la fascia e ha abbandonato la processione. Ma è perché il riconoscimento di uno status, no? Non si che può fare a viene, che meno. viene fatto a chi esercita un potere, significa che quelle persone esercitano un potere in quella zona. Cito due esempi, Calogero Vizzini a Villalba, il primo vero capo della mafia siciliana, diciamo, nell'immediato dopoguerra, quello che organizza, d'accordo con l'Achi Lucano, lo sbarco degli alleati in Sicilia. La processione Santa Rosalia nel suo paese si fermava davanti a casa sua, lui scendeva, l'attendeva in balcone, scendeva, metteva il denaro, dava da bere ai portatori e risaliva sopra. A Riesi, in provincia di Palermo, davanti a casa di Francesco Di Cristina, capo dell'omonimo clan, poi spazzato via dai corleonesi, si fermava la processione con la patrona della città e lui, anzi, in un'occasione passò lo scettro al figlio Davanti alla davanti statua. alla statua, abbracciandolo, dicendo di fronte a tutti che sarà Quindi lui il nuovo capo, l'investitura che diventerà in ufficiale. effetti Giuseppe Di Cristina il nuovo capo, sarà ammazzato dagli uomini di Totorina, così dicono le carte processuali. Cioè ci sono centinaia di casi a Palermo, come a Napoli, Sì, ma io come dico in adesso provincia che di se ne Reggio sta Calabria, parlando, c'è stato cos'è? il fatto eclatante della puntata, ovvio, a Non è che Palermo. li obbligano, tra l'altro, attenzione, non è che il portatore è Appunto, obbligato a fermare, lo fa perché lo fa, ritiene che però quelle io dico qui persone. c'è anche la complicità dei parroci arrivata a questo punto e lì va rivista anche la posizione. In Calabria, come abbiamo visto all'inizio della trasmissione, c'è questa presa di posizione forte dei vescovi e sicuramente nel direttorio che faranno stabiliranno delle regole anche sulle processioni perché non si può andare sull'onda emotiva, si aboliscono tutte le processioni oppure si fa finta signore e quindi continuano ad esserci gli inchini. In Sicilia evidentemente ancora il discorso deve essere affrontato Ma seriamente. Marisa, anche su questo tante volte abbiamo parlato, affrontato questo tema, sull'abolizione delle processioni, io non sono per nulla Assolutamente, d'accordo, infatti noi perché che l'abbiamo criticata anche la significa? Ci sono posizione i parroci del sanno quello vescovo che di si Lotti deve che aveva. fare, si stabilisce che la processione non si ferma da nessuna parte, si sta attenti, perché invece vietare delle processioni è ci si lava le mani così, invece no, No, impegniamo no, i no. parroci ad evitare e la gente Appunto. rimane e fa le processioni come ha Anche perché sempre dove non fatto. esistono queste cose, non è giusto che non si. Ma poi non si può. In questo modo sarebbe una resa di fronte alla
allo strapotere mafioso ancora una volta. Allora, in chiusura diamo conto, Arcangelo, delle ultime decisioni per quanto riguarda l'inchiesta che ha monopolizzato per settimane l'informazione nazionale e internazionale su mafia capitale, insomma gli arresti di Roma, la vicenda delle infiltrazioni di questo Carminati, il quarto re di Roma da un punto di vista criminale, di Salvatore Buzzi che gestiva le cooperative. Beh, nei giorni scorsi sono uscite le motivazioni del Tribunale del Riesame con cui è stata confermata l'associazione mafiosa e sempre nei giorni scorsi è stato confermato la carcerazione per i due calabresi coinvolti, quelli che sono stati arrestati e che vediamo in questa intercettazione che è appena andata in onda. Si tratta di Rocco Rotolo e Salvatore Ruggero. Loro erano, diciamo, i mediatori, gli intermediari con i Mancuso di Vibo Valentia, perché i Mancuso sarebbero mani e piedi in questa storia, visto che avrebbero messo un loro uomo, Giovanni Campennì, in una cooperativa, a capo di una cooperativa, d'accordo con Buzzi, che gestiva l'Esquilino, i lavori al mercato ortofrutticolo dell'Esquilino. Loro in cambio avevano messo le mani sulla gestione dei centri di accoglienza in Calabria. Quindi confermato l'ergastolo, ma soprattutto sono venute fuori le motivazioni che confermano, Arcangelo, questo rapporto forte tra Carminati e l'Andrangheta e il fatto che l'Andrangheta considerasse quasi alla pari questa mafia capitale. Sì, diciamo, Carminati non ha solo rapporto con l'Andrangheta, secondo me è riduttiva questa cosa, comoda mediaticamente ma riduttiva. Carminati è un uomo che ha vissuto nella delinquenza e nell'eversione, quindi ha una storia con la Banda della Magliana molto forte, di legami, Banda della Magliana di cui non faceva parte, era un fiancheggiatore, cioè faceva la trade union tra il mondo dei NAR, i nuclei armati rivoluzionari, di Gisua Fioravanti e Francesca Mambro, e la Banda della Magliana. È uno che ha vissuto tutti gli ambiti criminali, è stato in carcere, eccetera, e quindi ha rapporti con tutti. Se viene uno che è in un ordine 'ndrangheta, vuole fare un affare, se l'affare certo. Si può fare, lo fa. La cosa grave di questa indagine è che scopriamo non solo il ritorno, diciamo, il ruolo di Carminati, ma scopriamo che c'è tutto un mondo legato alla sinistra, certo, che è un mondo che gestisce le cooperative e il solidarismo. Quindi qui siamo di fronte ad una mostruosità, perché significa che c'è speculazione, come fu con i terremoti, quando scoprimmo con la CRIC quello che succedeva quando c'erano i terremoti. Qui stiamo scoprendo quello che succede quando c'è l'emergenza degli immigrati, l'emergenza degli alluvioni, l'emergenza, cioè tutto quello che è un'emergenza legata, no, al destino di sventurati, di indigenti, eccetera. Quando c'è questa emergenza si mette in moto questo meccanismo, che è un meccanismo sporco, ha coinvolto la destra e la sinistra, ma che viene dalla sinistra, ed è gravissimo questo. Infatti, questo è il dato grave, anche perché abbiamo visto questa collusione pazzesca tra rappresentanti del comune, della provincia, della regione di Roma, questi criminali. Insomma, c'è tutto il mondo di mezzo, appunto, quel mondo che è peggio del mondo di sotto, quello che è fatto solo da delinquenti e disgraziati, perché il mondo di mezzo specula e ci sono i colletti bianchi. Un'inchiesta comunque che ci ha restituito uno spaccato. Poi, chiaro, a livello mediatico fa sempre scena dire i rapporti con l'Andrangheta, perché appunto Carminati aveva rapporti con tutte le criminalità presenti a Roma, e sono tanti, non c'è solo l'Andrangheta, però l'Andrangheta di questi tempi evoca scenari più interessanti probabilmente. Allora, su questo ci salutiamo, grazie ad Arcangelo Badolati, grazie alla Gazzetta del Sud, grazie a Luca Chito in regia e, come sempre, grazie a voi. L'appuntamento ovviamente per la prossima settimana.